Ciao ragazzi, come promesso oggi partiamo con i quesiti dell'esame di Stato di matematica del 2018. Il quesito numero 1 dice: dimostrare che il volume di un cilindro inscritto in un cono è minore della metà del volume del cono. Innanzitutto, un cono possiamo pensarlo come un triangolo. Se ci pensate, infatti, un cono gelato può essere visto in 2D, in due dimensioni, come un triangolo. Basta poi fare una rotazione nella base, così otteniamo quindi un cono. Un cilindro, allo stesso modo, può essere visto come un rettangolo. Devo inscriverlo dentro il cono, quindi disegno un rettangolo dentro il mio triangolo ABC. Ve lo disegno in rosso così lo distinguete. Ovviamente all'interno di questo triangolo io posso disegnare infiniti rettangoli, perché potrei farne uno un po' più cicciotto, quindi uno un po' più basso, magari qua, oppure uno più secco, uno un po' più alto. Insomma, ne posso disegnare infiniti. Ne disegno uno per ottenere un cilindro allo stesso modo, così come ho fatto una rotazione qui, faccio una rotazione anche in queste due basi. Abbiamo quindi il nostro cilindro e il nostro cono. Come si trova il volume di un cono? La formula, vi ricordo che è pi greco il raggio alla seconda per l'altezza diviso 3. Nel nostro caso h è il segmento ch, mentre il raggio è il segmento HB. Vogliamo dimostrare che il volume del cilindro iscritto è minore della metà del volume del cono, che in termini matematici lo possiamo scrivere così. Il volume del cono è uguale a questa formula, quindi si tratta di dimostrare che il volume del cilindro rosso sia minore di pi greco raggio alla seconda per h fratto 6, perché ovviamente qui c'era 3, il volume del cono, per 2, 6. Ora dobbiamo fare una piccola osservazione che è fondamentale per poter risolvere questo problema. Se andiamo a vedere il triangolo CHB, ve lo evidenzio in giallo, con il triangolo CKD, questo qui piccolino, ve lo evidenzio in rosa, che cosa noto? Che hanno l'angolo C in comune e chiaramente sono entrambi due triangoli rettangoli, rispettivamente in H e in K. Questo vuol dire che, poiché la somma degli angoli interni di un triangolo è 180, se questo angolo è uguale e questo è 90, chiaramente anche questo angolo qui e questo angolo qui devono essere uguali. Avendo tre angoli uguali, deduco che i due triangoli sono simili. Dire che sono simili vuol dire che posso applicare le proporzioni e questo mi permette di risolvere il problema. Infatti, io voglio trovare il volume del cilindro. Il volume del cilindro, vi ricordo, che si trova con questa formula. Per poter applicare questa formula mi serve conoscere il raggio del cilindro e l'altezza. Supponiamo di chiamare il raggio HE uguale a X. Applichiamo le proporzioni tra questi due triangoli che sono simili scrivendo questa proporzione. Il lato HB sta al lato HE come il lato CH sta al lato CK. Ora andiamo a sostituire, perché HB io so che vale R. HE è la mia incognita, è il lato che voglio trovare, quindi X. CH io so che vale H e CK lo riscrivo. Ora, per la proprietà delle proporzioni, io so che il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. Quindi CK si trova facendo X per H diviso R. Ora che conosco questo segmento qui, se voglio trovare l'altezza del mio cilindro, perché il mio obiettivo è trovare il raggio e l'altezza del cilindro per poter applicare la formula. Se voglio trovare l'altezza, basterà fare tutto questo lato meno questo lato, ovvero H meno questa quantità che ho appena trovato. Quindi il volume del mio cilindro, andando a sostituire al posto di R la mia X e al posto di H questa quantità, ottengo questo. Per trovare il volume massimo del cilindro iscritto nel cono, basta fare la derivata e poi porla maggiore di 0, come abbiamo visto nella playlist studio di funzione. Dobbiamo quindi derivare questa quantità. Se preferite, moltiplichiamo, in modo tale che così sia più evidente la derivata rispetto all'incognita x. Per la proprietà delle derivate di una potenza, io devo portare il 2 davanti, quindi viene 2 pi greco xh, meno il 3 lo porto davanti e abbasso di grado, quindi viene 3 pi greco l'ho ricopiato, x alla seconda e h su r l'ho ricopiato. A questo punto poniamo la derivata prima maggiore di 0. Raccogliamo pi greco ed h, perché per noi è un numero, perché h è il valore fissato che abbiamo messo come h generico, però per noi è un numero, è il valore fissato dell'altezza del nostro triangolo. Ora, per noi questa è una costante, quindi un numero chiaramente positivo, quindi facciamo finta proprio che non ci sia. Dobbiamo risolvere questa quantità maggiore di 0. Questa è un'equazione di secondo grado. Troviamo prima le due soluzioni dell'equazione.
equazione, che sono queste. Sono andata veloce perché nella playlist equazioni di secondo grado abbiamo visto tantissimi esercizi sulle equazioni spurie, perché questa è spuria, e quindi per non annoiare chi lo ha già vista ho saltato i passaggi. Chiaramente se da qui a qui non vi torna, mettete stop al video e andate un attimo a ripassare le equazioni. Ora, stavamo risolvendo una disequazione di secondo grado, quindi una volta trovate le soluzioni ho il mio metodo DICE, che abbiamo già visto nella playlist disequazioni di secondo grado. Il DICE mi dice che i valori sono discordi e quindi devo prendere i valori interni. La soluzione è data da questo intervallo interno, x compreso tra 0 e 2 terzi r. Andiamo a fare la tabella dei segni, devo mettere un segno più in questo intervallo e tutto il resto meno. Facciamo le frecce, vi ricordo che quando c'è il meno facciamo una freccia che scende, quando c'è più una freccia che sale. Chiaramente chi era x? Era il raggio del cilindro rosso, e un raggio minore di 0 non ha senso perché siamo in un problema e nei problemi i valori, i segmenti devono essere sempre positivi, quindi questo pezzo di retta lo escludo. In corrispondenza di 2 terzi r ho ottenuto un massimo. Questo mi dice che se x vale 2 terzi r, il cilindro ha volume massimo. Quindi se andiamo a riprendere la formula del volume del cilindro e andiamo a sostituire 2 terzi r al posto di x, ottengo questo volume. Ovviamente nei calcoli siete più bravi di me, quindi vi scrivo già il risultato. Confrontatelo col mio, deve venire questo. Fate attenzione all'MCM e ai calcoli, eh? Ora, dovevamo dimostrare che questo volume, cioè il volume del cilindro iscritto, fosse minore di questa quantità. Chiaramente a destra e a sinistra io ho dei numeri perché pi greco si può semplificare, r alla seconda per noi è fissato come se fosse un numero, quindi se ne va, è allo stesso modo h. È vero che 4 ventisettesimi è minore di un sesto? Chiaramente sì, basta fare un semplice calcolo con la calcolatrice scientifica che avete a vostra disposizione. Quindi abbiamo dimostrato che il volume di un cilindro iscritto è minore della metà del volume del cono. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.